uno dei temi ricorrenti della scuola è quello un po' che i cittadini possono fare di fronte a quello che è lo stato un po' del paese, che non è sempre, diciamo, impavilente a volte. C'è, rispetto agli incontri che realizziamo, comunque molto senso di impotenza rispetto a quello che uno vede dai mezzi, dai media, dall'informazione, dalla classe politica, ma anche adesso, insomma, dalla crisi economica e da quello che sono un po' le preoccupazioni generali. Per noi, insomma, è particolarmente importante la tua presenza, possiamo andarci del tu, sì. E la tua presenza, perché comunque, ma sì, la tua famiglia ha impresso, da un punto di vista civile, un esempio nel paese, perché la figura comunque di tuo padre, forse è una persona, tra virgolette, normale, come si definiva anche Primo Levi, ha però lasciato una traccia che forse non è così riconosciuta, almeno nella storia, diciamo, contemporanea, nelle scuole, eccetera, eccetera. Però di sicuro la figura di una persona che non è un politico, non è comunque una persona, non era una persona comunque dello spettacolo, eccetera, eccetera. Era un professionista che ha fatto il suo mestiere e ne ha anche pagato delle conseguenze, semplicemente facendo delle scelte di etica. Il motivo per cui la nostra associazione non ha ancora mangiato, perché è arrivato praticamente alle 8:30, quindi farò una presentazione un po' più lunga del solito, anche per spiegare la scuola di etica e politica cos'è. La nostra associazione è un'associazione culturale che non si dovrebbe teoricamente occupare di politica, non strettamente. L'idea di fare una scuola di etica e politica è nata perché comunque per noi è importante il fatto di riflettere del rapporto tra etica e politica, perché senza questa congiunzione, insomma, crediamo che la politica rischi comunque, cioè il fare pubblico rischi comunque di andare oltre a quello che è la sfera etica, quindi di quello che sono un po' dei valori, insomma, che forse dovrebbero essere di fondo rispetto a quando uno agisce per la collettività. C'è stata un'assenza, secondo noi, in questa città, ma probabilmente in altre realtà italiane, perché sono aumentate molto le associazioni culturali in tante città che organizzano incontri come questi, cicli di rassegne come queste, riflessioni. C'è forse in questi ultimi anni, tra l'altro, aumentata anche la partecipazione di molti cittadini, tra cui ad esempio appunto Piero Ricca, rispetto al partecipare, a cercare comunque di informare, di comunicare, di creare spazi di riflessione. Il paradosso è che forse spazi come questi dovrebbero storicamente essere all'interno comunque di partiti o di organizzazioni che comunque appunto dedicano il proprio tempo alla riflessione politica. Questo è stato un po' un vuoto e stiamo cercando comunque magari di riempire questo vuoto, sapendo che è una cosa, speriamo momentanea, perché ci piacerebbe, diciamo, che appunto in futuro, anche all'interno comunque di quello che sono i luoghi della politica, si possa tornare a parlare con un po' più di libertà e con una mente forse un po' più aperta, diciamo, alla propria appartenenza stretta, perché sì, noi siamo nati come associazione principalmente che doveva realizzare dei video e produrre attività legate appunto alla TV di strada. Niente, ti chiedo appunto rispetto al fare qualcosa per il paese, insomma. Tu, insomma, rispetto a, insomma, anche navigando su internet così, fai parte comunque, sei all'interno comunque di alcune realtà associative, alcuni comitati, eccetera, eccetera, hai un po' a che fare con quello che è la società civile. E ti chiedevo appunto rispetto a questa idea, quali sono un po' le azioni che ogni cittadino oggi può intraprendere, può portare avanti, rispetto a un'azione politica che abbia anche un fondamento etico. Grazie. Siamo abituati a pensare, o perlomeno io penso che si sia abituati a pensare, magari mi sbaglio completamente, che la possibilità di fare qualche cosa per determinare la direzione nella quale va il paese, cioè per prendere in mano la gestione del contesto sociale nel quale viviamo,
si debba ricoprire un ruolo di responsabilità, si debba avere in un certo senso il potere di determinare qualche cosa, un potere che deve nascere da un consenso, che deve essere organizzato secondo degli schemi prefissati, che sono quelli dell'organizzazione politica. Io ho la fortuna di avere avuto nella vita di mio papà e nelle scelte che ha fatto l'esempio di un modello alternativo, di una persona che faceva una libera professione, che a un certo punto, in un incarico ricevuto nell'ambito della libera professione da parte della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro, si è trovata improvvisamente e inaspettatamente a gestire, in termini di solitudine, ma una solitudine che può anche essere un valore, una situazione di interesse collettivo. Per la gestione della quale aveva davanti a sé una serie infinita di alternative, ma per come si era formato lui fino a quel momento, in realtà aveva davanti a sé un'unica strada, che era quello di fare il lavoro che gli era chiesto con scrupolo, con attenzione agli interessi che le norme regolanti il settore avevano selezionato, nell'interesse concreto del paese. E c'era un unico modo per farlo, ed era farlo conservando la propria libertà, che è una cosa diversa dal rispettare le leggi, è una cosa diversa da essere onesti, da avere senso dello Stato o essere dominati da un sentimento di legalità, perché è un sentimento anche quello. È fare le cose per come si ritiene di doverle fare. Non è tollerabile che la libertà sia data per scontato solo nei soggetti che riescono a trasformarla in un'azione depravata. Intendo depravata nelle mille gradazioni possibili, cioè una libertà che non è al servizio della libertà degli altri, che non è rispettosa della libertà degli altri. Che interpreta la propria esistenza solo nell'abbattimento dei confini tra i propri diritti e quelli degli altri. Mio padre ha avuto la possibilità di confrontare per 4 anni e mezzo della sua vita questo suo pensiero con questo suo modo di essere, con una abbondante serie di alternative, la più drammatica delle quali a un certo punto è diventata la vita o la morte, cioè se continuo così sono esposto al rischio di essere ucciso, alternativamente no. L'alternativamente non era necessariamente il porre in essere un'azione illegale, non era il farsi corrompere, era al limite l'abdicare. In una delle tante forme che portano l'essere umano a gestire il compromesso, ma anche in termini psicologici con se stesso. Abdicare poteva voler dire improvvisamente smettere di essere curioso, diventare un po' più pigro. E certo, magari è un po' difficile con se stessi fare un passo indietro rispetto a quello che si è fatto, ma nella vita di tutti noi di giustificazioni ne troviamo 100.000. Avrebbe potuto uscire sbattendo la porta dicendo: ma la magistratura non sta facendo il suo dovere, vuole che lo faccia io, ma il mondo politico opera con chi è contro di me e io mi arrabbio e mi dimetto e me ne vado. Quante alternative troviamo quotidianamente che giustamente, comprensibilmente ci consentono
di comprimere un attimino il nostro spazio di libertà. Dico giustamente perché in termini meramente razionali il piatto della bilancia non deve necessariamente essere schiacciato sulla posizione della compromissione dei propri diritti. A fronte del nulla, a fronte cioè dell'assenza di una solidarietà, dell'assenza della consapevolezza nella società nella quale viviamo, della responsabilità che condividiamo. Ecco, per tanti anni mio papà ha avuto la possibilità ogni giorno di fare queste scelte. Il primo momento nel quale forse ne ha avuto contezza è stato 6 mesi dopo, 5 mesi dopo che aveva ricevuto l'incarico. In quel momento ha scritto una lettera a mia mamma, ma non per consegnarla a mia mamma, erano quelle che vanno sotto il nome di lettere testamento, destinate a rimanere nella sua borsa, all'interno della sua agenda, per essere trovata in caso di fatalità, non per altro. E in quella lettera, dalla quale hai tratto il titolo per questa serata, ha detto: per me è stata un'occasione unica per fare qualche cosa per il paese. E a ritroso, per spiegare a mia madre il sentimento, l'emozione che lo animava nel lavoro che stava facendo e nelle scelte che stava facendo, ha fatto un accenno al contesto nel quale si sono conosciuti, che era la gioventù monarchica italiana. Mio padre era monarchico, perlomeno lo era in gioventù, era nato nel 1933, quindi la sua formazione la sua prima formazione si è sviluppata in un periodo estremamente particolare della storia del nostro paese. Nel re, nella figura del re, per come mi è stato poi spiegato da chi ha condiviso con lui quei momenti, c'era il momento dell'unità nazionale, c'era la figura al di sopra degli interessi dei singoli, al di sopra degli interessi delle fazioni, c'era un momento di unità, l'incarnazione del paese, l'incarnazione del cittadino. E è in quel contesto che ha maturato in sé, o ha iniziato a maturare in sé, il concetto di responsabilità che grava su ciascuno per la condivisione sociale. Libertà e responsabilità sono concetti che non possono essere scissi. Nella testa di ciascuno di noi non possono essere scissi. È una responsabilità voler mantenere la propria libertà. Quella lettera, dove appunto spiega in primo luogo la consapevolezza del rischio che corre, è una lettera che forse ha scritto per ragioni diverse dal farla trovare un giorno a mia madre. Forse l'ha scritta per fermare con se stesso i valori nei quali credeva. Forse l'ha riletta ogni giorno per i pochi anni successivi, per i 4 anni successivi. Forse ha avuto dei momenti in cui la tentazione di sbattere la porta e andarsene, certo non quella di accettare la corruzione o le minacce, è stata più forte. Però intorno a sé ha costruito su quei valori, esattamente su quei valori, un nucleo di persone che per tutti quegli anni non lo ha mai accettato di scendere a compromessi, non ha mai accettato di rinunciare agli ideali nei quali credeva. Ha creato un piccolo e certamente isolato contesto di aggregazione con il quale si fortificava, con i quali si fortificava a vicenda. E allora abbiamo una persona sola, sola perché oggettivamente dal punto di vista
meramente formale, anche solo meramente formale, è un commissario liquidatore di una banca, che per andare nella direzione nella quale ritiene di andare crea un team di persone che sono con lui, che sono, si sono formate con lui nel tempo, sono suoi amici, sono professionisti con i quali ha fatto l'università, dei quali conosce gli ideali. Certo, nessuno è obbligato a mantenere i propri ideali tutta la vita, ci mancherebbe. A questo gruppo si è aggiunto anche qualcuno che è capitato per caso, magari accolto inizialmente con enorme diffidenza. Mio padre, pur rappresentando in quel frangente un pubblico ufficiale, si è confrontato con chi in una prospettiva diversa alla sua doveva verificare la stessa realtà sotto la divisa della Guardia di Finanza, in particolar modo di un maresciallo della Guardia di Finanza che si chiama Silvio Novembre, che all'inizio mio padre ha visto con enorme diffidenza, non lui in quanto lui in quanto nella testa di mio padre la finanza era un nucleo di corruzione, di facilissima, rapidissima, efficace corruzione, posto in essere tra l'altro esattamente da quegli ambienti che avevano determinato il dissesto della banca che mio padre era stato chiamato a liquidare. Ecco, questo nucleo di persone ha lavorato per un po' di anni, ottenendo dei risultati importanti, ma non è il metro economico quello attraverso il quale si valuta l'importanza, ottenendo il ripristino di una mentalità diversa in relazione alla gestione dei rapporti tra il mondo dell'impresa e il mondo politico, perlomeno per quel frangente che doveva passare da loro, perlomeno per quello che doveva passare da loro. Anche con certamente delle capacità tecniche che hanno consentito di raggiungere anche dei risultati concreti, con una capacità di rischiare, di azzardare. La società che mio padre doveva liquidare erano due banche che pochi giorni prima che fallissero erano stati riuniti in un'unica banca, esattamente da quegli stessi soggetti che pochi giorni dopo ne dichiarano il fallimento. Cioè, questa banca svolgeva la propria attività in Italia, ma era controllata da una realtà svizzera, la quale a sua volta era controllata da una realtà del Liechtenstein. Stiamo parlando dell'anteguerra del sistema delle società offshore, perché nel 1970, in realtà nella seconda metà degli anni 60, quando inizia quel fenomeno, la nostra legislazione non è minimamente preparata per seguire i capitali in giro per il mondo, addirittura non ha strumenti per sapere se esiste o non esiste veramente una società nelle Antille olandesi. Ecco, mio padre e le persone che hanno lavorato con lui hanno trovato il modo di interpretare le norme esistenti in maniera strumentale, concretamente strumentale, al raggiungimento dei loro scopi. Gli è costato una serie abbondante di denunce in Italia, in Svizzera, nel Liechtenstein e forse anche negli Stati Uniti. Ma è riuscito a capire che cosa c'era dietro, è riuscito a capire come erano stati portati fuori i soldi dalle banche italiane, i soldi, ma nella maniera proprio più grezza. La gente andava a depositare presso le banche i propri averi, quei denari risultavano dagli estratti conto eccetera, ma in realtà la banca li impiegava per qualcos'altro e venivano portati all'estero per creare di volta in volta le riserve che salvavano un'altra società che si lanciava in un'altra impresa eccetera eccetera. Quando questi andavano in banca a prelevare le normali somme della vita quotidiana o quando arrivava un assegno,
spessissimo capitava che si trovassero conto azzerato o che non vi fosse la copertura sufficiente per le operazioni che loro legittimamente avevano disposto. Il sistema all'interno di quell'istituto bancario era talmente condiviso a tutti i livelli che immediatamente veniva allertato il responsabile degli sportelli, che a sua volta allertava il direttore, e nel giro di mezz'ora su quel conto tornavano i soldi. Su quello, beh, probabilmente venivano tolti da quello di fianco, ma non conta. Magheggi semplici che diventavano poi estremamente articolati nel portare fuori i denari, nel portare, intendo, fuori dall'Italia, nel riciclarli per poterli utilizzare per altri sistemi. Ecco, per poter ripristinare in quel contesto le più banali regole valutarie è stato necessario prendersi dei rischi. Allora abbiamo una persona sola, con un gruppo di persone che condividono i suoi ideali e che quindi annullano quella solitudine, perlomeno in parte, uniti da degli obiettivi, che sono disposti a rischiare sotto le diverse forme, inclusa in ultimo quella della vita, per raggiungere gli obiettivi nei quali credono. È una forma di organizzazione sociale, non è una cosa diversa. È un ABC della convivenza rispetto a un ideale. Non sono soggetti, ad eccezione del maresciallo Novembre, che si sono formati con l'obiettivo di rappresentare un interesse superiore rispetto a quello loro personale, quale può essere quello dello Stato. Si sono formati per essere dei cittadini per bene, per saper scegliere la differenza tra il bene e il male, anche per poter decidere il male, ma intanto saperla scegliere. Se poi uno vuole, sceglie il male, ma intanto conosce le alternative. Si sono formati però per essere anche disponibili nella crescita migliore del paese. Tu prima dicevi che ci prende un pochettino di sconforto quando vediamo lo Stato come si pone rispetto alle esigenze della cittadinanza. Proviamo a rivoltarla. Perché io mi chiedo, io come mi pongo rispetto alle esigenze dello Stato? Mi chiedo quali sono i contributi che io posso dare perché lo Stato vada nella direzione nella quale io penso che debba andare. Mi chiedo se quando svolgo il mio lavoro lo sto svolgendo esclusivamente nell'interesse mio o del mio cliente, o se sto prendendo in considerazione il fatto che quell'interesse si deve collocare in un interesse più ampio, che non è necessariamente in conflitto col mio o con quello della persona che assisto. Non lo è affatto. Cerco di applicare i miei parametri di giusto o sbagliato su tutti i segmenti della vita quotidiana, ma non per una smania di affermazione della legalità, non per quello, non perché c'è una legge che dice che bisogna emettere gli scontrini fiscali, che io devo pretendere lo scontrino fiscale, ma perché ritengo che quello scontrino fiscale serva per la collettività, perché condivido quella utilità e perché non posso tollerare che attraverso il mio silenzio quella collettività subisca un pregiudizio, minimo, infinitesimale. E posso benissimo, se anche ritengo di essere da solo e magari anche un po' rompiscatole, a chiedere per favore, guardi, se dimenticate di farmi lo scontrino, o a chiederlo al mio dentista,
o a non accettare che un mio cliente mi dica: avvocato, perché mi deve far pagare il 20% di IVA? Siamo contenti tutti. No, io non sono contento. Pago anch'io le tasse su quella cifra, ma ci sono. Devo permettere che attraverso di me passi il tuo desiderio di non pagarle. E così è anche che si coinvolgono gli altri, nelle piccolissime cose quotidiane, ma nella vita condominiale. L'etica non è una parola che dipende dalla capacità degli altri di condividerla. Proviamo a pensare se è veramente un modo di essere. E se è un modo di essere semplice, non necessariamente aggressivo, non polemico, non di protesta, costruttivo, che siamo disposti ad accettare in tutti i frammenti della nostra quotidianità. Mio papà è stato, forse per un certo periodo della sua vita, certamente per quegli anni, quelli durante i quali ha fatto il suo lavoro, non considerato a livello sociale, nel senso, nessuno ha detto attenzione perché c'è qualcuno che sta lavorando per noi che sta correndo un rischio, eppure era perfettamente percepita come cosa, è percepibile, si sapeva quali erano gli ambienti nei confronti dei quali stava svolgendo i suoi accertamenti, ed erano gli ambienti della massoneria, erano gli ambienti del riciclaggio del denaro mafioso, uniti con gli ambienti di una politica che non era proprio la più edificante, ma non ha trovato nella cittadinanza la solidarietà. La cittadinanza non ha creato quella barriera capace di impedire a chiunque di pensare anche solo di toccarlo. L'etica è anche essere attenti a quello che succede, avere la curiosità di capire le cose, non necessariamente di accettare la prima versione che ci viene data, vivere la responsabilità del nostro ruolo di cittadini. Dicevo, in quegli anni certamente è stato solo, negli anni immediatamente successivi alla sua morte ancor di più. Salvo gesti isolati di qualcuno, incluso, ci mancherebbe, l'allora Presidente della Repubblica, fino al processo che ha definitivamente fatto chiarezza su come e perché è stato ucciso, l'unica attenzione che c'era era quella mediatico-giudiziaria. Nel 1991 è uscito un libro di Corrado Staiano che ne ha ripercorso la vita e l'esperienza. Corrado Staiano è, grazie a Dio, una persona che aveva vissuto a poche centinaia di metri di distanza da mio padre per tanti anni. Arrivava da un'estrazione opposta, militanza giovanile nella stessa università, su un fronte politico completamente diverso, stessa città, stessi ambienti, stessa università, impegno politico nello stesso periodo, perché mio padre all'università svolgeva un po' di attività politica appunto in un contesto quasi anacronistico come quello già allora monarchico. E in tutti gli anni successivi ha sempre continuato a vivere vicino e non ha mai colto quello che stava succedendo. L'ha capito dopo. Ma perché? Perché talvolta noi permettiamo a qualche cosa che ci differenzia dagli altri di creare una barriera che ci rende invisibile l'altro, ma non per disprezzo,
ma perché non pensiamo che anche da qualcuno di così diverso da noi, e le differenze politiche fanno moltissimo, possa nascere o addirittura coltivarsi un qualche cosa che in realtà ci accomuna. Corrado Stajano è una persona estremamente onesta, libera, con una concezione di Stato altissima e ha aperto il suo libro dicendo: ma perché io non ho visto la storia di Giorgio Ambrosoli fino adesso? È morto nel 79, è stato ammazzato nel 79 su un marciapiede sul quale camminavo prima e ho continuato a camminare dopo. Il processo che ha portato alla sua morte si è concluso che ha chiarito il perché della sua morte si è concluso nell'86. Sì, ho iniziato da giornalista a raccogliere del materiale, non ha assistito a nessuna delle udienze di quel processo. Poi ha raccolto gli atti della commissione Sindona, gli atti della commissione P2, è stato curioso. E da una persona totalmente diversa, come dinamiche di maturazione politica, ideologica, è arrivato a mio padre un tributo altissimo. Quel tributo ha proiettato mio padre al di fuori, completamente al di fuori, della solitudine nella quale prima lui e poi la sua figura erano vissuti fino a quel momento. Il 91 è subito prima dell'inizio di Tangentopoli, pochi mesi dopo c'è il primo arresto e poi, per chi se la ricorda, una rapidissima sequenza, quasi un vortice di eventi che hanno sgretolato in pochi mesi un sistema politico al quale si era veramente abituati, estremamente radicato, con delle dinamiche che non piacevano, la migliore delle ipotesi di una partecipazione era per molti turarsi il naso andare a votare, turarsi il naso per andare a votare, per altri era un'opposizione che fino a quel momento perlomeno non era stata capace di vedere i contesti nei quali, al di là delle emergenze sociali, vi era la necessità di incidere, tipo quello della legalità. Io penso che il libro di Corrado Stajano abbia avuto il seguito che ha avuto per la stessa identica ragione per cui un anno, pochi mesi dopo, Mani Pulite ha avuto il seguito che ha avuto, perché si era esausti. Che poi fosse stata la Lega a rompere certi equilibri non lo so, ma la partecipazione pubblica alle indagini di Tangentopoli era una cosa diversa dalla rottura politica, era il non tollerare più un determinato sistema che si è riformato in maniera estremamente veloce, perché poi le dinamiche hanno purtroppo dei controeffetti talvolta, per cui tanto è l'entusiasmo nel distruggere le cose, tanto maggiore è la facilità nel ricostruirle, forse anche non peggio ma comunque più evolute. Però da allora, da quando è uscito quel libro, intorno alla figura di mio papà, come dicevo, la solitudine è finita. È l'esempio di qualcuno che ha saputo vivere fino in fondo il suo ruolo di cittadino. Ma fino in fondo nel senso io parte della città nella quale vivo. Ma parte non nel senso passivo del termine, non utente della città o della società. La figura di una persona che ha saputo mettere la propria professionalità al servizio della collettività. In un contrasto estremo, la vita, la morte.
e certamente non ci fosse stata la sua morte, probabilmente tutto quello che ha fatto nella sua vita sarebbe passato in secondo, ma non se ne sarebbe forse neanche accorto nessuno, così come non se ne sarebbe accorto nessuno se avesse fatto l'opposto di quello che ha fatto. Dal 1991 ad oggi ci sono piazze, vie, scuole, aule di università, aule giudiziarie, lapidi, targhe. Non è che la cosa debba far piacere, non è che... perché in realtà tutte le lapidi che vediamo più delle volte ricordano qualche cosa di negativo, e in un certo senso la morte di mio padre è evocata da ciascuna di quelle intitolazioni. Però sono uno stimolo alla nostra curiosità. Ecco, la vita etica passa anche attraverso quello, anche attraverso il fermarsi davanti a una lapide e chiedersi che cosa c'è dietro questa storia. E cogliere le opportunità per informarci, per creare intorno a noi un nucleo di persone che con noi si possano confrontare per trovare qualche cosa di comune. Passa anche attraverso il non accettare che crescano intorno a noi quelle barriere che ci impediscono di vedere qualche cosa di comune anche in chi è molto diverso da noi. Passano attraverso la possibilità di essere veramente ciascuno, passa attraverso la possibilità di essere veramente ciascuno di noi al servizio della collettività nella quale vive. E non in attesa che lo Stato faccia qualche cosa, ma Stato, essere Stato, essere la collettività nella quale, alla crescita della quale vogliamo partecipare. Questo è un embrione di pensiero. Ecco, come sapete, quando avete delle domande, insomma, fatele pure, interagiamo. Abbiamo parlato degli scontrini fiscali, delle tasse, no? E mi è venuto in mente una cosa che qualche mese fa, ormai un po', un ministro della Repubblica aveva detto che le tasse sono una cosa bellissima. A me quella frase mi ha molto impressionato perché mi è piaciuta moltissimo, cioè nel senso la ritengo molto coraggiosa, perché spesso vediamo che il modo in cui i soldi pubblici vengono spesi non sono proprio, diciamo, forse non c'è quel rispetto, quella considerazione che appunto non sono di chi governa, ma sono colui che governa che dovrebbe amministrare e gestirli, ma per il bene di tutti. Anche se però di fronte a questa frase, che comunque non ha riscosso molto successo, io ho sentito molte persone critici e comunque anche ironizzare rispetto alla frase di Padoa-Schioppa, io qualche tempo fa collaboravo con un giornale della città e mi sono reso conto quanto in questa città esistono anche molte cose, appunto, sostenute con le tasse, che hanno un valore, che sono comunque davvero una certezza, ma per ognuno di noi. Penso anche strutture legate alla sanità, quella che è una malattia che può colpire tutti, se c'è un modo comunque, non dico per guarirla, però comunque per soffrire di meno, perché ci sono mezzi e personale specializzato che è disponibile per tutti e gratuitamente, e questo è sostenuto con le tasse, insomma credo che faccia parte di quel bene comune che noi paghiamo appunto con l'IVA o con altre tassazioni. Il problema è appunto, credo che ci siano alcuni cittadini che scelgono comunque di fare qualcosa per il paese nel quotidiano. E il problema è che viviamo in un periodo in cui forse questo non basta più, o comunque quello che si cerca di fare sembra non avere poi una ricaduta concreta. Tu hai dei casi, che percezione hai rispetto all'attualità, rispetto all'oggi? Hai parlato appunto che insomma, da quando tuo padre è entrato un po' anche nella conoscenza collettiva e con Mani Pulite, dopo le cose sono tornate forse peggio di prima.
c'è stato comunque un regresso forse anche della vita politica, perché quello che forse prima veniva fatto appunto anche in modo un po' pubblico, cioè nel senso che c'era forse un'illegalità pubblica, adesso sembra comunque coperta da una patina, e la popolazione credo che in questo momento, da un punto di vista della sfiducia, dell'antipolitica, ma anche della difficoltà di partecipare, di essere comunque parte di qualcosa, di spendersi per un valore, per un'idea, faccia molto fatica, forse perché anche riconoscersi in idee, in valori comuni è complesso. Il concetto comunque di unità di cui tu parlavi prima, unità nazionale, di un esempio, di una figura comunque che ci faccia capire comunque di essere parte di una storia, di un passato, in Italia in questo momento forse è una percezione lontanissima. Neanche il Presidente della Repubblica credo che incarni questa figura in questo momento storico, cioè credo che perfino altri presidenti hanno comunque sono stati interpretati da tutti, da tutte le componenti politiche, forse in modo da sì. Il senso dello Stato è qualcosa che si può insegnare. L'etica è qualcosa che si può promuovere, idem la legalità. Guardo il mio piccolissimo orticello, cioè la mia microesperienza. Nel 91 dicevo, è uscito quel libro, poi c'è Mani Pulite, è durato un po' di anni, sull'onda di quel fenomeno. Un produttore cinematografico ha detto: se adesso faccio un film su Ambrosoli, il film ha successo. E è giusto, perché il produttore cinematografico deve avere anche il suo interesse, non è che deve fare il film che va in cantina direttamente perdendo una barcata di soldi solo perché comunque è un film eticamente importante. L'allora ministro dell'istruzione, quando è uscito questo film, ha scritto una circolare ai presidi di tutte le scuole superiori e ha detto: portate i ragazzi a vedere questo film. E ci sono state centinaia di proiezioni, ma ci sono ancora, non in quei numeri, ma è anche passato parecchio tempo, di quel film. Allora, in quel contesto è stato il ministro dell'istruzione che ha stimolato una diffusione, cioè ha stimolato, ha colto il valore pedagogico di una storia, l'opportunità di uno strumento, il film, per la diffusione di un valore, di un principio o di un insieme di valori e principi. Oggi è diverso, non mi aspetto certo che oggi il ministro, che non so neanche più se si chiama scuola, funzione pubblica, istruzione, non so come si chiami, non so neanche chi sia, no, lo so purtroppo, dico purtroppo perché per la mia categoria professionale ha un, ma ci arriviamo, perché poi alla fine molte cose sono collegate, ma è la giustificazione, poi ci si arriva. Oggi non lo fa, ma non è che lo debba fare con quel film, ci mancherebbe, quasi archeologia cinematografica, ma non lo fa neanche con altre storie, ma ci sono i produttori che pensano che sia il momento buono per fare altre storie. C'è gente che ha voglia di andare al cinema a vedere quelle storie? Ci sono comunque dei presidi, dei professori nelle università e nei licei che ancora ritengono opportuno queste proiezioni. Non è lo Stato nel suo senso astratto e così in alto da essere inarrivabile. Sono persone normalissime, dei normali professori di liceo, ad esempio, che ritengono di offrire agli studenti questa possibilità. Insegnano, promuovono la legalità, la promuovono. E arriviamo al purtroppo. Perché
che c'è anche chi invece promuove qualche cosa di diverso. E il ministro dell'istruzione, che certamente avrà tutte le ragioni intellettuali per arrivare a ricoprire prima della carica di ministro dell'istruzione il titolo di avvocato, nel momento in cui gli dicono: ma scusi, ma lei perché è andata a fare l'esame a Catanzaro piuttosto che da qualche altra parte e non a Milano? Che è un banalissimo strumento illegale, un escamotage offerto dal nostro ordinamento saltando un paio di passaggi legittimi per acquisire in tempi più rapidi il titolo di avvocato. E lei dice: ma io devo lavorare. La risposta è: ma che me ne frega della legge, io devo lavorare. Cioè, il ministro dell'istruzione, che incarna in sé un significato pedagogico, ritiene non di dare una risposta del tipo, che ne so, ma ho sbagliato, bisogna riformare, ci sono mille modi per uscire. Avete ragione, bisogna riformare il sistema degli esami di selezione per gli avvocati. Uno esce così, ha dato una risposta, non è la migliore, ma caspita, è molto più educativa rispetto a un ma io devo lavorare. Abbiamo tutti la possibilità di diffondere un interesse per la legalità. L'abbiamo nei nostri gesti quotidiani, l'abbiamo facendo qualche cosa che forse quotidiano non è, come adoperarsi per trovare il modo di portare tutti gli studenti della scuola nella quale si lavora in un cinema che deve aver recuperato delle pizze che sono in un formato che il più delle volte non va neanche bene per le macchine che ci sono adesso nei cinema, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo 400 ragazzi che guardano, 40, 400, non è questo che importa, che guardano una storia, che forse se non ci fosse stato l'impegno di quel singolo docente non avrebbero mai incontrato nella loro vita. C'è qualche domanda? Del merito che ha avuto suo padre, anche se avrei preferito che fosse un esempio in vita e non fare della geografia alla memoria, quello che è successo con suo padre, quello che in altri anni e in altri contesti avrebbe potuto avere quel seguito e diciamo quella difesa e comunque qualcuno che gli desse il valore che meritava, che non quello che ha avuto in quegli anni, invece di essere non conosciuto e non stimato per come è successo contemporaneamente e non dopo, al di là di quello che è successo dopo per Tangentopoli, che era composto forse da più persone con una visibilità diversa e con un rapporto anche diverso sia con la gente che con i media. C'è la speranza che se fosse di poter dire in un altro momento non sarebbe stato visto come un grigio affastellatore di numeri, spegnitore di banche, e non come giustamente una persona che un eroe borghese, definiamolo come titolo del film, che ha fatto quello che ha fatto fino in fondo. Io penso che finisse, anzi, certamente oggi c'è qualcuno che si trova davanti alle scelte innanzi alle quali si è trovato lui. La società non è né migliorata né peggiorata. Si è affinata per alcune cose dal punto di vista tecnico adesso, ma è normale, è quasi darwiniana come cosa. Si crea lo strumento per risolvere un problema e chi ha cagionato quel problema cerca il modo di superare lo strumento, ci si affina normalmente. Ma di più, penso che da allora ad oggi ci sono state tantissime persone che hanno fatto le scelte di mio padre, fortunatamente non sempre davanti a dei rischi così alti, e non le conosciamo.
noi siamo la realtà che ci costruiamo quotidianamente, non siamo qualche cosa, non c'è una differenza che ci possa far pensare 5 anni fa sarebbe stato diverso. Sì, forse sotto mani pulite in quei 6 anni, 7 anni esatti, forse c'era una tensione, forse certamente all'inizio c'era un'attenzione al quasi rivoluzionaria alle problematiche della legalità, e certamente ci sarebbe stata una maggior facilità nel trovare della solidarietà intorno a mio padre, a figure come quelle di mio padre nell'attualità di quel momento. Però io per me stesso mi chiedo se le cerco queste figure, mi chiedo se guardo la società pensando quella persona che ha un ruolo di responsabilità o che non ha un ruolo di responsabilità, che vedo magari osteggiata o che vedo in rotta con il potere nella sua forma più manifesta, cioè quella politica, è sola o non è sola? Io mi rendo conto che non me lo chiedo, vedo uno spaccato infinitesimale della vita sociale attraverso la mia attività professionale. In 10 anni mi è capitato una volta di trovare una persona davanti al dubbio, banale. Se io in questo caso faccio il mio dovere, cioè quello che le norme che disciplinano il settore nel quale opero mi dicono concretizzare il dover essere della mia professione, perdo il cliente e chi se ne frega. Cioè mi spiace perché comunque è il 40% del mio reddito annuo, però vabbè, sono io che ho scelto di fare sto lavoro, dice. Probabilmente ne perdo anche altri perché la voce circola e io sono, che ne so, il controllore rompiscatole, fastidioso, quello che non aiuta la società, inteso come impresa, a crescere. E pace. Il problema sono i miei soci, perché io li metto in difficoltà, ma il problema è anche la società nei confronti della quale io devo prendere la decisione che ritengo di dover prendere, perché caspita, sono 200 persone che lavorano. Se io racconto quello che ho capito e mi comporto di conseguenza, sono 200 famiglie che forse fra un annetto e mezzo non hanno più un posto dove andare a lavorare. Ecco, fra i suoi soci non necessariamente ha trovato quella solidarietà, non necessariamente trova qualcuno che gli spiega, sì caspita, una grandissima scocciatura, tutti avremmo voluto non fare l'accertamento che abbiamo fatto, che hai fatto tra l'altro, perché molto spesso dicono caspita, perché hai fatto quell'accertamento, sì, quelle 200 famiglie avranno forse dei problemi, certo è che se non ci comportiamo come ci dobbiamo comportare, certamente tra qualche tempo, oltre a quelle 200 famiglie, pure tutti quelli che hanno investito in quella società avranno dei problemi. Creare intorno a sé dei nuclei di persone con le quali ci si confronta nella condivisione degli interessi è già un primo passo importantissimo, lo possiamo applicare a tutti i settori. Guardiamo la sanità pubblica. Se uno cerca di capire perché oggi siano necessari dei tagli così devastanti in un settore tanto importante, non può non apprendere nel giro di pochissimi passaggi della verifica che sono l'effetto di sprechi devastanti. Quegli sprechi devastanti non è che si sono verificati per caso, ma sono stati bellamente voluti. E di sicuro qualche direttore generale, direttore sanitario, primario o qualche singolo medico nella vita si è trovato a dire: ma caspita, ma perché deve passare attraverso di me questa situazione? Ma nel suo contesto operativo ha trovato altri che dicevano: sì, ma neanche a me va bene che passi presso di me, o no?
questo confuso discorso per dire cosa? Non c'è un momento in cui la società può cogliere, o perlomeno non è il caso di sperare che sia un momento a consentire che la società colga un fenomeno. Ha, a mio parere, più senso pensare di essere strumenti che non vogliono l'isolamento di un problema come quello che si può verificare in un ospedale, in una società di attribuzione di rating, piuttosto che in una società che produce il latte e che ha una contabilità che non esiste da 10 anni, non attraverso di me, e trovo fra i miei colleghi qualcuno a cui non va bene, o comunque lo cerco, e così rendo possibile, forse, ma perlomeno ci provo, un cambiamento piccolo, forse inutile rispetto a tutta la società, forse da solo, ma forse no, forse non da solo, forse è uno stimolo per gli altri. E anche solo per quello, anche solo per un momento di riflessione di qualcun altro, può essere utile. C'è qualche altra domanda? Per cui è tutto molto bello, quindi sottolineiamo che anche io, che non sono più giovane, aspiro ad arrivare a vedere qualche cosa di diverso. Gli esempi purtroppo sono proprio, non abbiamo, partendo dai politici, esempi con un'etica giusta, i serviti, ma anche in questo. Oggi come oggi si mira solo al guadagno, anche privato, lavora per guadagnarsi sempre di più, anche prestando sopra a la tua professionalità, mi chiedono di abbassare i prezzi dicendo sì, la fotografia quindi è molto difficile, è un discorso che è anche fatica a fare con l'economia e con l'economia. C'è uno strumento per aiutarci, chi lo vuole fare? Credo che potremmo essere molto di più se solo ci fosse una chiave per poter aprire in qualche cosa. Ma allora, gli esempi sono orrendi, è vero, cioè è vero, condivido, poi non, magari ci stiamo sbagliando in due, però li abbiamo scelti noi. Il nostro piccolo potere di voto come società lo abbiamo, quindi il problema è proprio il nostro vicino e la nostra capacità di diagolare, perché è un po' come il gatto quando parla, di confrontarci, di stimolare in chi è vicino a noi la curiosità che abbiamo noi. Perché se no non possiamo certo lamentarci del fatto che abbiamo dei rappresentanti nei quali non ci identifichiamo minimamente. Oddio, il dramma è che, ma non è un problema di adesso, della Seconda Repubblica, che non ci si identifica il più delle volte neanche nell'alternativa, ma perché? Perché alla fine sulle cose che veramente dovrebbero fare la differenza sono, non dico identici, ma estremamente simili. Spontaneamente parlando, lei l'ha citato comunque la frase. Non è bella né l'una né l'altra parte per molti. Beh, per me personalmente sì. Ma esattamente per il fatto che l'alternativa non è alternativa in relazione ai valori, è alternativa rispetto a qualcos'altro.
Io una volta ho sentito parlare di una cosa, poi ho cercato di approfondirla, di trovare la fonte, ma non l'ho trovata, però è una storia vera, perlomeno è vero che è stata trasmessa per radio perché l'hanno sentita anche altre persone contemporaneamente a me, ma ho tutte le ragioni per ritenere che sia vera. Negli Stati Uniti, che non necessariamente è un esempio di democrazia o perlomeno di vita politica più bella del nostro, non necessariamente, anche proprio per gli aspetti della corruzione, dell'attenzione sociale e tante cose, in una città non grande deve essere rinnovato il consiglio comunale, sistema di votazioni totalmente diverso, un'alternanza naturale. La campagna elettorale si gioca su dei temi che non prendono in considerazione un'esigenza che è abbastanza sentita, cioè risorse economiche poco, biblioteca comunale non rende, si chiude la biblioteca comunale, e entrambi gli schieramenti che si presentano alle elezioni dicono sì, investiamo in qualche cosa di redditizio, che finisce essere, con l'essere anche nel caso di specie, un aiuto sociale, cioè la squadra di football americano del comune, della città, è in grosse difficoltà. È in grosse difficoltà, avrebbe bisogno di un aiuto economico importante, che è utile alla città, è utile, perché crea un volano di carattere economico. Vengono i turisti il sabato, la domenica, non so quando giocano lì, a vedere le partite, i turisti o comunque i tifosi delle squadre avversarie, comprano, consumano. A un certo punto si può pensare anche di costruire uno stadio nuovo, diverso, più confacente alle caratteristiche, quindi ci sarà da battere lo stadio, da ricostruirlo, sono soldi che girano, e sono tutte e due d'accordo nel dire che bisogna, usano l'espressione, ottimizzare le risorse del comune a favore della squadra di football americano. Una minoranza di dissidenti dice no, scusate, c'è la cultura, la cultura non è una stupidaggine. Ma come chiudiamo la biblioteca? Ci lamentiamo che...